Salve a tutti, come potete vedere dal titolo, questo video è dedicato principalmente alle selezioni. So che in questo momento siete tutti molto preoccupati perché passerò le selezioni, non le passerò, cosa consiste, bla bla bla. Ecco, sono qui per rispondere a tutte queste domande. Allora, le selezioni. Allora, innanzitutto specifichiamo che non c'è un vero metodo per passare le selezioni. Ovvero, se state guardando questo video con l'intenzione, oh, vediamo cosa dice questa strana ragazza circa le selezioni, vediamo se dà qualche consiglio pratico per passarle. No, non vi darò consigli pratici per passarli perché non esistono consigli pratici per passarli. O anche se esistono, non ve li dirò. Perché le selezioni servono a intercultura per capire se voi siete pronti a partire. Quindi non prendete queste selezioni come un esame, devo studiare per superarlo. Non è questo. Le selezioni di intercultura sono per vedere se siete pronti a partire. E fidatevi, se non siete pronti a partire, se intercultura vi dice che non siete pronti a partire, non siete pronti a partire, fidatevi. Perché sto avendo esperienze con gli altri exchange student qui, che sono un po' immaturi, e una ragazza hanno mandato una lettera con scritto che se non risolve i suoi problemi sarà mandata a casa. Quindi, se non siete pronti a partire, non partite, perché è perdita di tempo, perdita di soldi per i vostri genitori, perdita di scuola in Italia, quindi non perdete l'anno scolastico, ma perdete 2 o 3 mesi che dovete recuperare. Vi manderanno a casa dopo 3 mesi. Quindi non prendete le selezioni come un test. Devo passare. No, è un test per vedere se siete pronti. Ok? Quindi, chiarito questo concetto, credo che le selezioni siano le stesse tutti gli anni, quindi vi parlerò un po' della mia esperienza. Allora, prima di tutto vi daranno 4 fogli. 4 fogli, classici fogli da stampante. In questi 4 fogli, comunque ve lo diranno loro perché adesso non mi ricordo esattamente ogni singolo particolare, quindi vi dirò in generale quello che mi ricordo dalle mie selezioni. Allora, nel primo foglio dovete disegnare un albero, nel secondo foglio dovete disegnare un altro albero, nel terzo foglio dovete disegnare una figura umana e mettere l'età, no, dovete mettere il sesso, l'età e basta. Basta. Nel quarto foglio invece dovete disegnare la vostra famiglia, includendo voi stessi, e metterli in ordine, e mettere i numeri in ordine in cui li avete disegnati. Quindi, ad esempio, io mi ricordo ho disegnato prima mio fratello, quindi ho disegnato mio fratello e ho messo 1, e poi dovete mettere la relazione, quindi fratello. Poi ho disegnato me stessa, quindi ho scritto 2, ho disegnato me stessa e poi ho scritto me. Poi, terzo, se non mi sbaglio, ho disegnato mia madre. Poi ho scritto 3, ho disegnato mia madre, ho scritto madre. E poi 4, ho disegnato mio padre, ho scritto padre. Quindi, dopodiché vi daranno dei fogli in cui dovete scrivere, se non mi sbaglio saranno vero o falso, oppure sono d'accordo, non sono d'accordo, oppure tutti e due, adesso non mi ricordo esattamente com'era. Comunque ci sono tipo frasi del tipo: va bene se urlo contro mia madre quando stiamo litigando. E dovete scrivere se siete d'accordo o meno. Oppure dovete esprimere il vostro grado di apprezzamento, cioè 1, 2, 3, 4, 5, adesso non mi ricordo come esattamente. Comunque, diciamo che in linea generale dovrebbe essere un vero o falso. Quindi siete d'accordo? Sì, sono d'accordo? No, questa affermazione è vera per me, non è vera per me. Questo genere di domande qua. Dopodiché, per alcuni paesi, quando avete compilato il fascicolo online, in base ai paesi che avete messo, alcuni paesi richiedono lo slap test. Cos'è lo slap test? È un test d'inglese. Purtroppo si deve fare, ragazzi, pazienza. Lo slap test è richiesto per... Erano tutti i paesi che avevo messo io, tranne la Thailandia. Erano Thailandia, Stati Uniti, Honduras, se non mi sbaglio anche l'India, erano 6.
Quindi me ne manca uno, ci ho pensato ieri tutta la notte, ma non mi sto ricordando qual era il sesto paese. Quindi ricapitolando sono Thailandia, Stati Uniti, Honduras, India, c'era un altro che non mi sto ricordando, forse Cina, credo, non mi ricordo. Comunque questo slap test è un test di inglese, come i classici test di inglese ha una parte di ascolto, una parte di writing, una parte reading, no speaking, non dovete parlare, vi danno solamente un foglio e dovete rispondere alle domande. Allora, facile o difficile? Dipende dal vostro grado di inglese. Io l'ho trovato abbastanza stancante. Non facile di più, è stancante. Nel senso che appena sono uscita da là avevo un gran mal di testa. E se non mi sbaglio, il minimo per passare è 45 punti. Comunque cercatelo su internet. E io sono passata con 48. Quindi proprio per 3 punti. E io vengo da un linguistico, quindi diciamo che il mio livello di inglese era abbastanza alto prima, quindi non voglio spaventarvi, dipende da voi. Comunque alla fine vi verranno scartati questi paesi, quindi non è se non lo passate, non è che non passate le selezioni, ecco. Se non passate il test inglese non vi prenderanno per gli Stati Uniti o la Thailandia o l'Honduras, eccetera, eccetera. Quindi, anche se non sono al 101% sicura. Comunque, ho letto su Facebook un ragazzo, una ragazza, qualcuno chiedeva se i genitori saranno presenti ai test. No, i genitori non saranno presenti ai test. Per quanto mi riguarda, io ho fatto i test in una sala e c'erano i miei genitori in un'altra sala a fare tipo orientation e io facevo i test, quindi non vi preoccupate. Ok, quindi dopo l'orientation vi daranno un fascicolo grande così, dove dovete scrivere di voi stessi, della vostra famiglia, quali sono i vostri hobby, cosa vi piace fare. Ed è molto importante compilarlo bene questo fascicolo perché il fascicolo determinerà la vostra futura famiglia. Ora, magari in questo momento non ci fate molto caso o direte: ah, vabbè, tanto andrò a scuola, mi farò degli amici, mi accompagneranno. No, non è così. Cioè, sì, magari è così, ma è molto importante avere una buona famiglia, una famiglia che vi apprezzi e che abbia le vostre stesse abitudini o i vostri stessi hobby, le vostre stesse passioni e così via. Perché stare bene in famiglia stare bene tutto l'anno. Quindi se avete problemi in famiglia non starete bene tutto l'anno. E ci vogliono ragioni serie, ma davvero serie, per cambiare famiglia. Quindi non è così facile: ah, non mi piace la famiglia, cambio. Non è così facile. Bisogna avere ragioni veramente serie per cambiare. Quindi è molto importante descrivere molto bene voi stessi, quindi cosa vi piace fare, cosa non vi piace fare. Se potete esprimere anche preferenze, ad esempio, se avete paura dei cani, dei gatti, delle lucertole, non lo so. Per esempio, faccio un esempio: avete paura dei cani, non volete il cane in casa, scrivetelo nel fascicolo. Scrivete: ho paura dei cani, non voglio una famiglia dei cani. Ovviamente questo restringerà il campo delle famiglie, soprattutto qua negli Stati Uniti, perché quasi tutte le famiglie hanno un cane o un animale domestico in generale. Ovviamente anche se per esempio siete vegetariane dovete scriverlo. Se fumate lo dovete scrivere, non mentite perché lo verranno a sapere. Si viene a sapere, quindi non mentite, siate sinceri. E ovviamente tutte queste cose restringono il campo delle famiglie, giusto che lo sappiate. Ok, volevo dirvi un'altra cosa. A quanto ho capito, la vostra media scolastica influenzerà la scelta dei paesi, ovvero se per esempio la mia prima scelta era il semestrale in Australia, ma ad esempio c'erano tipo 3-4 posti ed era quasi impossibile entrarci,
Quindi la mia seconda scelta era gli Stati Uniti, quindi sono capitata negli Stati Uniti e sono molto felice per questo. Diciamo che sono una brava studentessa, la media allora al primo anno del liceo ho avuto 8,30, poi 8,20, l'anno scorso ho avuto 8,20, credo, sì, per 8,20, quindi diciamo che sono una brava studentessa, mi reputo una brava studentessa, quindi ho partecipato al concorso Intercultura per vincere la borsa di studio, ho vinto la borsa di studio parziale, se non mi sbaglio per la fascia 2. O la fascia 3, o 2 o 3, non mi ricordo. Quindi la vostra media scolastica influenzerà la scelta dei paesi. Se siete bravi studenti, molto probabilmente vi capiterà la prima o la seconda scelta. Molti ragazzi con cui ho parlato sono capitati nella loro prima scelta. Quindi scegliete bene i vostri paesi, anche perché se non mi sbaglio nel fascicolo che vi daranno potete cambiarli. Se avete cambiato idea, potete sempre cambiarli. Quindi, per questo video è tutto, un bacione al prossimo!